Le storie che finora ho scritto, anche quelle che non sono attualmente pubblicate, partono da, da qualcosa di realmente accaduto, da un aneddoto, da un fatterello magari piccolo, ma che dentro ha una potenzialità narrativa sulla quale basta solo lavorare un po' con divertimento per farlo diventare racconto o romanzo. E allora mi piace raccontare l'aneddoto che ha dato origine al romanzo prossimo venturo, che si intitola Almeno il cappello, che è la storia inventata del tentativo di fondare a Bellano il corpo musicale, no? Ora, l'aneddoto è questo, e me l'ha raccontato un mio grande amico, che si chiama Ercole Nogara, che ha calcato anche lui questo palcoscenico anni fa, non aveva in salute, ahimè, e lui attualmente non lo è più così tanto. Siamo alla metà degli anni 60 e alla vigilia di un'esibizione del corpo musicale bellarese muore il suonatore, muore improvvisamente, questa è la terza morte improvvisa che tiro fuori stasera, muore improvvisamente il suonatore di Bombardino. Ora, io non lo sapevo, l'ho poi appreso documentando, il Bombardino in un corpo musicale è fondamentale, è l'anima, è il cardine, è lo strumento che detta il ritmo. E quindi è, cioè, impensabile tenere un concerto senza un Bombardino, per cui il direttore del corpo musicale si dà da fare per cercare un sostituto e poi incarica il segretario del corpo stesso di andare a Verbio, che è il paese oltre Bellano, Santo Milano, di andare a Verbio a portare le dolorose condoglianze alla fresca vedova e soprattutto chiedere alla vedova stessa di, che venga restituita la divisa da dare al Bombardino sostituto. Se non che il segretario, entrando in casa, si rende conto che la vedova ha vestito con la divisa il cadavere, se non se la sente di chiedere di svestirlo, anche perché la vedova gli spiega che ha usato la divisa per risparmiare l'unico vestito buono che aveva, che verrà buono per il figliolo quando le misure si adatteranno, no? Quindi il segretario se ne torna indietro sconsolato, racconta al direttore, al maestro del corpo musicale quello che è successo, la risposta che ne ottiene è appunto: ma almeno il cappello potevi portare. Attorno a questo aneddoto che io ho trovato profumato addirittura tanto in piatto quando me lo raccontò, io ho appunto cercato di concepire una storia che riguarda il tentativo, diciamo, di fondare il corpo musicale, che invece nella realtà viene fondato credo alla fine del Settecento eccetera, ma quindi tengo a sottolineare appunto che è una storia completamente inventata, sennò poi i miei concittadini, compaesani e musicanti del corpo musicale me la fanno